Auguri di buon anno alle napoletane e ai napoletani. Un anno nuovo che spero possa portare a tutti più serenità, più felicità, più opportunità. Veniamo fuori da un periodo difficile, un periodo fatto di grandi difficoltà legate alla pandemia. E purtroppo la pandemia non è ancora passata. Dobbiamo ancora combattere contro il virus, dobbiamo essere capaci di convivere sperando che il 2022 ci liberi completamente da questo problema. E dobbiamo lavorare per costruire una Napoli nuova, una Napoli che sia più inclusiva, che dia più opportunità a tutti, che possa dare un'opportunità di lavoro a chi non ce l'ha. Una speranza ai tanti giovani che vogliono costruire il futuro della nostra città. E lo faremo tutti insieme, con grande speranza, con grande impegno, con grande lavoro. Una Napoli diversa, una Napoli inclusiva, una Napoli che sappia testimoniare quello che è il suo passato, ma guardando con grande attenzione al futuro. E in questa speranza c'è l'impegno di tutti, l'impegno dell'amministrazione, l'impegno dei cittadini, l'impegno dei lavoratori, degli imprenditori. Un pensiero particolare a tutti gli operatori sanitari che si stanno impegnando tantissimo in questo periodo per fronteggiare la pandemia. E un pensiero ancora particolare a chi sta più in difficoltà, a chi è stato colpito negli affetti, nel proprio lavoro, nelle proprie speranze. A tutti va il mio augurio, il mio saluto e il mio impegno. E infine una raccomandazione. Ci apprestiamo a festeggiare quest'anno nuovo. Facciamolo con sobrietà, ma facciamolo anche in sicurezza. Quindi evitiamo di usare dei botti pericolosi e lo facciamo per salvaguardare la salute nostra e anche la salute dei nostri amici animali che vivono con noi. Facciamo tutti insieme uno sforzo per costruire un bel futuro, con grande speranza e con grande gioia.